Allora, in realtà sto video è un altro di quelli vecchissimi che avevo fatto, mi sembra, non sto scherzando, mi sembra che l'ho fatto una cosa come 3-4 mesi fa. Ma che per una serie di motivi, tra una cosa e un'altra, praticamente mi ritrovo a spolvere allora. Prima di cominciare, ragazzi, i saluti, perché mi raccomando, sono importanti. Salutiamo a sto giro Shadow the Sadik, Diego Longo, Anna Ade... mi sto strozzando. Anna Azevedo, Claudia Coppola, Mircea Farkas. Mircea Farkas, credo, boh. Elissa Passfortunato, Alienina Carboni, The Crash Gamer, Noemi, ossia GameStay, Sveva Cimino, Shot Story, Anna Gaia di Bartolomeo, Sofia Rizzotto, Sofia Peruzzo, Marishat Forever, Ale 11, Cider Ultras di Ticchi, Lilia Gamer, Giorgi Nouta 0, Capni 99, Vita Bussillo, Francesca Bottaligo, I Love Pizza 58, amo la pizza, mi sa che sto tipo ama la pizza, Super Sophie 14, Lady Noir, Ellie Kawaii, Miraculous Lady Bug, Marishot Forever, Flavia Deco 3, Maria Gabrielli, Gangal, Diamante Rosa, ossia Francesca De Filippis, Anna Galli, Elena Marinette, Mari Kawaii, Mari Bug, Tiki e Plug, Sofia La Porta e Noemi Verrengia. E in particolar modo faccio un saluto particolare, faccio gli auguri a Marika Kawaii perché è il suo compleanno. E prima di lasciarvi al video, ragazzi, vi ricordo che questo fine settimana, ossia dal 25 al 27 maggio, mi ritroverete all'ARF, alla Fiera del Fumetto, presso lo stand della Tunue, insieme a tutti gli albi della Monster Allergy, tanti bei graphic novel sia per i ragazzi che per i giovani che per gli adulti. E tra l'altro vi faccio un piccolo spoiler: con la Tunue diciamo che sta per uscire qualcosa di molto interessante, ma ancora non vi dico niente. Niente, perché sarà una sorpresa che ne andremo a riparlare tra agosto e settembre. Va bene, ciancio alle bande, iniziamo col video. E buon salve a tutti i bei quadricenti, che sono Filodoro e oggi indovinate che cosa è uscito? Visto e considerando che molti di voi durante il Filodoro risponde mi avevano chiesto se mi piacesse il mondo di Harry Potter e della Rowling e oltretutto siete impazziti per il trailer di Gravity Falls, ovviamente non vi potevo tenere all'oscuro del fatto che è uscito il trailer del secondo di Animali Fantastici. Animali Fantastici, i crimini di Grindelwald. Quindi ciancio alle bande e iniziamo subito. Tra l'altro io ci terrei a farvi notare che proprio per questo mi sono vestita proprio per l'occasione. Ho qualche domanda per lei, professore. È una vera sorpresa. Gira voce che Newt Scamander sia diretto a Parigi. A Parigi. So che lavora per ordine suo. Che ha da dire in sua difesa? Silente. Silente, questo è Silente! Fermi, che? Questo è Silente! No, no, non può essere Silente! È Silente! No, sì, no, può essere! Oddio! Se avessi avuto il piacere di averlo come studente, saprebbe che Newt non è il tipo che esegue gli ordini. È Silente! Si avvicina il momento, Newt. Dovrai decidere da che parte stare. Vai da qualche parte? No. Ci andiamo insieme. Oddio, è tornato lui! È tornato lui! Sì! Io non posso agire contro Grindelwald. Dovrai farlo tu. Che figo! Quindi esce a novembre! Già è stata rilasciata la data! Però aspettate, ora che ci sto pensando, per finire questo video avrei bisogno di un accompagno speciale. Oh, eccolo qua. È
Ecco perché mi era familiare quello che fa Silente, Jude Law, che poi, per chi non lo sapesse, è quello che ha fatto Watson nei due film di Sherlock Holmes. Quelli Sherlock Holmes nel 2009 e Sherlock Holmes e il gioco delle ombre nel 2011. No, che figo, raga, mi piace un sacco. E che poi, raga, parliamo un secondo a livello cinematografico. Allora, a me i film di Harry Potter diciamo che sono piaciuti fino a un certo punto, nel senso mi sono piaciuti più o meno fino al terzo film, poi dal quarto in poi, in particolar modo non mi sono piaciuti, ve lo giuro, non mi sono piaciuti proprio gli ultimi tre, più che altro perché Il Principe Mezzosangue l'ho trovato veramente piuttosto piatto in alcuni punti, uguale la prima parte dei Doni della Morte, che veramente sono state 2 ore, che almeno quando me lo sono andato a vedere non passavano mai. La seconda parte dei Doni della Morte mi è sembrato che andasse a rilento fino a un certo punto e poi boom, esplode la bomba e succede il cataclisma negli ultimi 10 minuti, o almeno questo è il mio giudizio personale. Poi io non sono una critica d'arte, non sono una critica cinematografica, sono semplicemente una che fa pagliacciate su YouTube e dice quello che pensa. Però guardate, nonostante l'ultimo film di Harry Potter non mi abbia fatto strappare i capelli, non ha potuto fare a meno di lasciare veramente un vuoto dentro il mio cuore. Questo perché, ve lo giuro, mi è sembrato che con l'ultimo film sia finita una parte della mia esistenza, nel senso che per anni prima stavo le ore, gli anni, i mesi ad aspettare che uscissero sti film, che uscissero i libri, e che tu arrivi al cinema con la cosa del vedere di oddio, vedranno come l'avranno fatto, che poi ti piace o meno è un altro discorso, però nel momento in cui ti finisce ti senti un vuoto. È più o meno lo stesso senso di lutto che hai quando finisci una serie TV che dura gli episodi. Quando uscì Animali Fantastici, in realtà, ero, diciamo, sì contenta, perché bene o male riprendeva un pochino questo mondo bellissimo, il mondo della Rowling, della magia e tutto quanto. Quindi una parte di me è stata contenta. L'altra parte però non ha potuto fare a meno, diciamo, di avere paura. Questo perché Animali Fantastici non è proprio un libro che ha una trama. Si potrebbe definire quasi un'enciclopedia, per così dire. Nel senso, non è che un libro che effettivamente ha una trama con il protagonista e tutto il resto. Semplicemente ti spiega che c'era sto tizio che stava lì già pieno di animali, che li ha studiati e bla bla bla. Tutto quell'accrocco del film ce l'hanno montato sopra. Quindi da un lato non ho potuto fare a meno, diciamo, di avere paura nell'andare a vedere sto film. Però guardate, nonostante tutto, devo dire che mi è piaciuto. Non è stato uno di quei film che ti cambia proprio l'esistenza, però mi è piaciuto, l'ho trovato gradevole. Speriamo che non fanno un pastrocchio quest'altro film. Non credo che dovrebbero, perché qua c'è scritto che il secondo capitolo della nuova saga è ispirato all'universo di Harry Potter ideato da J.K. Rowling. Però su un altro sito mi sembrava di aver letto che la Rowling aveva proprio partecipato nella creazione di sto film. Poi boh, qua non leggo niente. Allora, il film debutterà nei cinema italiani il 15 novembre, ok, e vedrà tornare tutti i personaggi del primo film e i loro interpreti, ok, a partire da News Commander di Eddie Redmayne, non so leggere, Redmayne, dove l'ho letto Redmayne, vero? E ci si aggiungerà anche il giovane Albus Dumbledore, Giotolo, e il potente mago oscuro, puro. Oh, Grindelwald è interpretato da Johnny Depp? Ma ho un motivo in più per andarsi a vedere sto film. Boh, speriamo bene. Che poi, di fatto, stavo pensando una cosa. Allora, di fatto, quando c'era Newt Scamander, Silente era giovane e ok. E poi, pensandoci bene, pensateci un attimo. Allora, quando è ambientato nell'universo degli Animali Fantastici, Silente è giovane quando c'è Newt Scamander, è ok. E il primo film è ambientato a New York, perché ora lo manda a Parigi? E poi fateci caso, quando succedono sti film pseudo, no apocalittici, però insomma dove succede il casino, non sono sempre puntualmente ambientati o a Parigi, o a Londra, o a New York. Mai una volta che succede qualcosa a Roma. A parte vero pure che abbiamo certe situazioni, è caduto il vice. A parte vero pure che con tutti i casini che abbiamo per il paese, cioè ci manca solo uno che ci va a fare le buche per strada. Per quello c'è proprio bisogno, guardate, cioè abbiamo certi crateri vulcanici che la metà bastano. Arriva Voldemort con la sua armata e cerca di conquistare Roma, probabilmente lo troviamo in fondo a qualche buca sulla Laurentina. Però, ritornando un attimo al discorso del perché a Parigi, stavo pensando una cosa, in particolar modo questa domanda la faccio a chi si vede Miraculous Ladybug. Ma se Newt Scamander sta andando a Londra, vuol dire che deve cercare qualche altro animale fantastico, perché lo deve studiare. E se magari li trovasse casualmente in un locale di un vecchio cinese, discendente e portatore di antiche culture, in particolar modo di piccoli gioielli molto particolari. Aspetta un attimo, ma se Newt Scamander ha incontrato il maestro Fu, allora è entrato anche a conoscenza del mondo dei Miraculous e ha conosciuto i Kwami? E qua mi sono animali. E se li avesse portati con sé per studiarli? E se ne avesse perso uno e Grindelwald fosse entrato in possesso del Miraculous della farfalla?
È tutto collegato! Ecco perché non m'hai mai portato la lettera per Hogwarts! Ho puntato sull'animale sbagliato! Vabbè dai, cavolata a parte, sono veramente, veramente, veramente curiosa di vederlo sto film. Ve lo giuro, guardate, sono veramente euforica! E tornando al discorso, diciamo, del crossover, per così dire, visto e considerando che mi era piaciuto tantissimo il trailer di Animali Fantastici fatto con Gravity Falls, per chi non se lo fosse visto, andatevelo a vedere, lo trovate sul canale. Volete che faccia anche quest'altro? Fatemelo sapere nei commenti. Va bene, ragazzuoli, io concludo qui questo video. Fatemi sapere se anche a voi è piaciuto il film di Animali Fantastici, oppure se vi ha fatto proprio completamente schifo, perché c'è stata gente a cui anche ha fatto abbastanza schifo come film. Se volete continuare a sostenere il canale, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi e condividete il video. Seguite anche su tutti i vari social, come al solito trovate il link in descrizione. Noi ci rivediamo nel prossimo video. Tu intanto cammina, vammi a cercare la lettera per Hogwarts. E tu invece aiutami a chiudere. E nel mentre, mi raccomando, continuate a fandomizzare il mondo.